Bentornati amici ascoltatori, siamo sempre qui su Radio Lombardia Live Social. Adesso siamo in compagnia di un istruttore di judo e metodo globale di autodifesa, MGA, praticamente si chiama proprio così, è qui con noi Gabriele Calafati. Buonasera a tutti, un piacere essere qui con voi. È un piacere per me soprattutto averti accanto, perché tu non solo sei istruttore di judo e metodo globale di autodifesa, ma sei anche il fondatore dell'associazione sportiva Shentao Scuola di Arti Marziali, corretto? Esatto. Allora raccontaci un po' come nasce, soprattutto in cosa consiste, quali sono i corsi? Allora, io ho sempre praticato judo dall'età di 5 anni, ora compiono 43. Sono sempre stato un atleta medio livello, niente, non ho mai fatto grandi risultati. E da lì ho cominciato poi a pensare di fondare una scuola di judo dove inserire anche altre discipline per completare un po', integrare quello che secondo me il judo oggi manca, anche se nel judo tradizionale non c'è niente che manca. Quindi praticamente diciamo che hai aggiunto quello che si è un po' perso in questi anni. Esattamente. Diciamo proprio così. Allora raccontaci dei corsi, quindi non solo c'è judo, c'è anche quali altro corso? Allora noi facciamo judo, che è chiaramente l'attività principale e abbiamo inserito all'interno altri corsi come yoga, kickboxing, tai chi, quindi kung fu. Queste sono le principali attività di cui ci occupiamo. Certo, assolutamente, tutte arti marziali. Ma l'età, no, degli allievi, quali possono essere? Allora, cominciamo dai 3 ai 5 anni. Piccolissimi. Sì, sono corsi specifici, più indirizzati al gioco, quindi non si entra proprio nel judo a tutti gli effetti. Poi dai 6 anni. Sì, diciamo che è proprio un'impronta. Esatto, si fanno giochi propedeutici che servono a cercare poi di fargli fare un buon judo dall'età di 6 anni, visto che oggi i bambini sono sempre più attaccati ai videogiochi. Bravo, è vero, questo è vero, è importantissimo. Piuttosto che, anzi guarda, magari giocano anche con il videogioco a dei combattimenti di judo. Esatto. Invece dovrebbero proprio farli loro e quindi scoprire anche un'altra cultura, giusto? Esattamente, o riscoprire la... O riscoprire, in effetti, perché per loro... un po' così, no? Perché naturalmente sono un po' tutti, hanno sembra i paraocchi, esatto. Vedono solo cose, ma invece bisogna anche forse un po' dare anche l'attenzione ai genitori, no? Sì, però giustamente con tutte le cose che succedono oggi, i genitori tendono più a proteggerli e cercare di tenerli in casa, quindi meglio magari tenerli davanti al televisore piuttosto che fargli rischiare di farsi male fuori. No, ma invece no, perché nel caso sempre da te possono comunque fare dei corsi di autodifesa, corretto? Esatto. Ecco, esatto. Bravo, così almeno mandiamoli questi ragazzi in giro, tanto poi li mandiamo anche dal nostro Gabriele, almeno si sanno difendere. Anche se sono dell'idea che bisognerebbe un po' più che a imparare gli altri ad autodifendersi, a quegli altri di non attaccare, no? Esatto, però questo non possiamo farlo, quindi i nostri corsi di autodifesa si basano più che altro sulla prevenzione, non è sportiva l'autodifesa, quindi si cerca di insegnare un po' qualche tecnica che serve a districarsi, a svincolarsi dalle situazioni pericolose e poi scappare. Ecco, bravo, scappare. Soprattutto la vera difesa. Ecco, benissimo, benissimo. Allora, naturalmente in Shentao Scuola di Arti Marziali non sei da solo, giusto? Perché è un'associazione. Esatto. Siamo un gruppo di tecnici che sta portando avanti questo progetto da un po' di anni. E ogni tecnico ha un suo gruppo, ha un suo da seguire, poi ci incontriamo tutti insieme per confrontarci e portare avanti il nostro progetto. Certo, assolutamente. Quindi mi dicevi, prima ci sono i bambini, no? Quindi sempre con voi che sono i principali, diciamo. Però una domanda di curiosità, si può iniziare anche da adulti? Certo, c'è gente che comincia anche in età avanzata, abbiamo sessantenni, anche settantenni che hanno cominciato. Chiaramente fai ogni cosa in base alle capacità. Chiaro che uno che si iscrive adesso a 60 anni non può fare quello che fa un ragazzo di 20, come uno di 20 non può fare quello che fa un bambino di 10. Certo, assolutamente. Quindi diciamo che è un'arte dove si ci può avvicinare davvero chiunque, però naturalmente prima ci si avvicina più cose si possono fare. Dipende se qual è l'obiettivo. Chiaramente se cominci da piccolo puoi avere anche qualche aspirazione a livello agonistico, magari giusto, bravo, anche a un'eventuale Olimpiade. Certo, assolutamente. Allora questi corsi invece quanti sono? Una volta alla settimana?
due volte a settimana mm-hmm. il minimo, però noi diamo la possibilità per chi vuole di praticare anche tutti i giorni, sempre stando nello stesso budget. Certo, assolutamente, quindi davvero conoscere tutte le sfumature dello judo e degli altri corsi. Sì. Dai, eh? Benissimo, allora Gabriele, invece per concludere vuoi lasciare un consiglio ai nostri amici ascoltatori? Ma direi di iscriversi a una palestra di judo, visto che comunque è riconosciuto tra gli sport più completi mm-hmm. ed è una cosa appurata anche dal CIO e dall'UNESCO. Benissimo, grazie mille Gabriele, davvero è stato un piacere. Allora, se ti va, diciamo tutti i tuoi contatti dove possono trovarti, va bene? Va bene, perfetto. Allora, sicuramente potete contattare il nostro Gabriele al numero 3929600844. Ma non solo, potete farlo anche con un indirizzo mail info@shentao.it e naturalmente anche sul sito web www.shentao.it. ma non solo, vi consiglio anche di visitare la pagina Facebook e lasciare anche un bel mi piace. Basta digitare ASD Shentao, scuola di arti marziali, e lì troverete tutto: foto, esatto, video, recensioni, commenti, risultati, tutto quello che riguarda la nostra associazione. Ecco, benissimo, grazie mille Gabriele. Vuoi salutare qualcuno? Saluto tutto lo staff della Shentao e della scuola di judo Trezzo. Ecco, benissimo, grazie ancora, davvero è stato un piacere. È stato un piacere anche per me. E invece noi non ci fermiamo mai, perché andiamo avanti con le storie e le interviste sempre qui su Radio Lombardia Live Social. Vi ricordo che potete rivedere tutti i video e interviste sui nostri social network, la pagina Facebook Radio Lombardia Live Social.